Le imprese culturali e creative sono realtà difficilmente definibili e circoscrivibili in realtà. E anche alla luce di questa difficoltà, quali sono gli strumenti messi in campo dall'amministrazione regionale per sostenerle? Ma noi abbiamo deciso una strategia in attacco attraverso l'innovazione, la ricerca, per cercare di valorizzare un ecosistema proprio dell'innovazione e della creatività della nostra regione. Attraverso i tecnopoli abbiamo fatto una piattaforma IT design proprio perché dobbiamo valorizzare i nostri prodotti e cambiare i nostri processi produttivi. Dobbiamo cercare di avere prodotti sempre più innovativi, creativi, con tecnologie molto sofisticate, con anima green e con un design che consenta di fare la differenza, perché oggi è la differenza che fa stare sul mercato, che consente di internazionalizzare e di vendere all'estero. Quindi di fronte a questa dinamica noi abbiamo deciso di aprire un varco di opportunità ulteriori per il sistema creativo della nostra regione nell'innesto proprio del piano triennale delle attività produttive della ricerca industriale, per cercare di valorizzare e dare valore ancora di più a questi prodotti utilizzando le intelligenze che sono il nostro grande valore, sono la nostra forza, in un sistema che ovviamente deve mettersi in gioco, e lì passa questo intreccio, questo nuovo intreccio culturale di questo ecosistema dell'innovazione che noi riteniamo strategico per il futuro del nostro sistema produttivo ed economico regionale.